Ho scelto di aderire alla campagna Sempre 25 Novembre perché mi è sembrato un modo intelligente di mandare un messaggio attraverso i social, che spesso sono anche portatori di messaggi non sempre positivi anche nei confronti delle donne. Il 25 novembre non è solo un giorno all'anno, ma deve essere tutti i giorni dell'anno, tutti i giorni bisogna portare rispetto. E poi soprattutto questa campagna ha fatto qualcosa nel concreto, perché attraverso la donazione che è stata fatta poi all'associazione La Grande Casa, delle donne sono state concretamente aiutate ad uscire da situazioni di violenza. Ho deciso di partecipare a questa campagna di Sorgenia perché è importante fare qualcosa per il sociale. Un'azienda che ha un'iniziativa del genere non puoi far altro che appoggiarla in tutti i modi, perché se tutte le aziende pensassero un po' più al sociale che ai propri profitti, saremmo sicuramente in una situazione storica migliore. Il fatto di sentire ancora gente che mette le mani addosso, comunque fa della violenza sulle donne, è qualcosa di inaccettabile, non ci sarebbe mai dovuto essere. In passato si parlava di bullismo, adesso si parla di cyberbullismo, e questa è una cosa alla quale dobbiamo veramente mettere tutte le attenzioni e dobbiamo fare di tutto perché questo non avvenga. Ho scelto di partecipare a questa campagna con Sorgenia perché mi sento vicina a tutte le donne che sono in difficoltà. Penso sia una bellissima iniziativa per poter aiutarle a prendere in mano la propria vita e cercare di venire fuori dai problemi che possono aver avuto. Da parte nostra, che abbiamo magari un po' di visibilità, è importante far vedere che esistono queste situazioni ed è giusto farle notare ed è giusto anche far vedere che si può ricominciare a vivere. Sono molto sensibile a questa campagna e mi tocca tantissimo. Ho una moglie, una bellissima moglie che da 14 anni stiamo insieme, ho una bimba di 2 anni e quando le guardo in faccia vedendo i telegiornali, quello che succede ogni giorno, il minimo che posso fare è partecipare.